A tutti, saluto il Presidente, saluto i colleghi. Sulla proposta abbiamo ritenuto che di seguire appunto la nostra contrarietà alla proposta in esame su una base, su una duplice, diciamo, un duplice punto di vista che parte innanzitutto appunto sulla una valutazione che abbiamo fatto sull'opportunità o meno di, appunto, di riportare questa opera d'arte all'interno appunto dell'Aula Giulio Cesare, nonostante appunto le argomentazioni insomma, fatte sia nell'atto che in questa sede abbiamo ritenuto, riteniamo più opportuno che tale opera d'arte rimanga fruibile a tutti quanti, alla generalità dei cittadini, quindi generalmente che rimanga all'interno dei musei capitolini affinché non solo i consiglieri e il pubblico, insomma, che interviene in quest'aula, appunto, o meglio che partecipa come pubblico in questa sede, possa appunto gioire, ecco, di quest'opera d'arte. Con l'occasione, se mi permette, Presidente, faccio un attimo uno spazio pubblicitario, appunto, per cogliere l'occasione per dire che questa amministrazione in tal senso si è anche sforzata affinché i beni pubblici siano ancora più fruibili. E appunto sottolineiamo il fatto che questa amministrazione ha varato, diciamo, la cosiddetta MIC Card, che con 5 euro permette di andare in tutti i musei capitolini, quindi, diciamo, prendo la palla al balzo e tento di pubblicizzare questa iniziativa che secondo me è, oltre a essere molto importante appunto per la fruibilità di tutti i beni artistici di Roma Capitale, anche un'opportunità appunto per invogliare la cittadinanza poi ad andare nella totalità degli impianti appunto dei musei capitolini. Quindi questo, grazie.